So today was so nice. So after starting. È partito con il suo gruppo, non sono riusciti subito a prendere velocità per fare un tempo, salite e discese non riusciva proprio a accelerare. Comunque ha detto che era bella e che al 18° chilometro ha iniziato là a andare un po' per conto suo e accelerare, è riuscito ad arrivare primo così. Did you like the land? Yeah, because sometimes I was running in the mountainous races, especially in Rocca Seca and Monte. Gli piace correre qua perché ci sono delle montagne e lui gli ricorda anche altre corse con i suoi colleghi e gli piace molto. So I like to be here next time. Mi è piaciuta tantissimo, faccio complimenti all'organizzazione perché non ho mai visto una gara del genere, particolarissima, le cantine penso che sia una cosa unica. Non solo in Italia. Peccato che sia venuta tanta acqua in questi giorni perché il fango era presente ovunque. Però penso che tornerò a fare sicuramente per beccarmi una giornata di sole. Il percorso è stato bellissimo, e lo conoscevo già perché avevo già fatto questa gara quando era più lunga e devo dire che è sempre molto caratteristico passare in mezzo alle cantine, vedere appunto tutta la gente che comunque anche nel percorso ti applaude. E diciamo che la mia gara è stata fin dall'inizio controllata, sono partita con la ricotta e sono stata con lei fino all'11°. Tutto bene Beppe? Dopo ho provato grazie. Pian piano, quando il percorso diventava più duro, a cercare di staccarla in salita. E dall'11° fino all'arrivo man mano ho preso un po' di strada davanti finché sono arrivata con un distacco che mi ha permesso di fare un buon allenamento in vista della maratona. Brava! Io ho cercato di prendere la Giordano per tutta la gara ma non ce l'ho fatta, alla fine mi ha dato questi 100 metri e giusto così, insomma, perché lei è più forte di me, però ho cercato di starle sempre dietro.